Buongiorno amici da Norbert, è il 7 settembre 2020. Ma parliamo un po' oggi del concetto di complottista. Concetto di complottista, questo termine è stato inventato dai servizi segreti del sistema, no? Poi diffuso in rete per gettare discredito su coloro i quali hanno compreso che nel mondo i potenti si sono messi tutti d'accordo e che quindi hanno organizzato una cospirazione per, in poche parole, ridurre tutto il resto dell'umanità, quelli che non sono considerati da loro eletti, ridurli tutti a schiavi. E quindi, attraverso i media che questa elite controlla, attraverso quindi la televisione, i giornali, la radio, hanno diffuso e attribuito il termine complottista a tutti coloro i quali si sono accorti di ciò che sta accadendo e lo esternano attraverso i vari mezzi di comunicazione. Però sappiamo benissimo che dal punto di vista grammaticale il termine complottista è in realtà colui che li dovrebbe essere attribuito a colui che i complotti li ordisce, non a colui che ai complotti crede. Detto questo, se tanto ci dà tanto, se essere antisistema si viene identificati con il neologismo complottista, a questo punto non dobbiamo più difenderci da questo termine e dire no, no, io non sono complottista, anzi dovremmo piuttosto andarne fieri e dire sì, sono un complottista, perché se nella comune accezione il termine complottista significa colui che non crede alla verità, alle falsità che il sistema ogni giorno in maniera così capillare ci trasmette, a tutte queste menzogne, diciamo così, allora mi sta bene, ci sta bene essere complottisti. Ma devo dire che comunque siamo in buona compagnia, perché basta sfogliare il web e vediamo che dappertutto vi sono eminenti scienziati, gente di cultura, gente che appartiene quindi al mondo della comunicazione, che alla fin fine concordano sull'analisi di questo mondo. Non è una cosa nuova che sta succedendo adesso, poiché la maledizione dell'uomo è che esso dimentica. Nel passato sono successe sicuramente delle cose simili a quelle che stiamo vivendo oggi. Sono caduti imperi, ci sono stati genocidi, ci sono stati dei pazzi, delle elite di pazzi che hanno sempre pensato nei secoli dei secoli, di dominare il mondo, l'umanità intera e di sostituirsi a Dio. E quindi, dopodiché, però, ovviamente la forza della creazione, la forza della natura è più forte, ha rimesso sempre tutte le cose a posto. Bene, adesso sentiamo un estratto da Radio, che potrete trovare su YouTube, e sentiamo cosa dice il professor Meluzzi. Ecco, ma lei si occupa ovviamente della mente, no? Del cervello, delle nostre, de noi umani, ecco, ma cosa c'è? Ecco appunto, cosa c'è nella testa di queste? Voglio dire, ma non gli basta avere potere? Io per esempio l'altro giorno vedevo di questo Bezos che ha accumulato personalmente 200 miliardi, cioè significa 200 mila milioni di dollari, e la sua società ha patrimonializzato 2 mila miliardi, cioè 2 milioni di milioni di milioni. Allora, la domanda è, le persone normali dicono, ma che ci fai con questo denaro? No, è impossibile, ti puoi comprare interi continenti.
Ecco, cosa c'è nella testa di queste persone? Voglio dire, noi abbiamo letto nella storia, abbiamo visto anche nella cinematografia Hitler il pazzo, cioè i pazzi scriteriati che vogliono comandare il mondo, che governano tutto da una grotta con i pulsanti che premono, eccetera. Ma quindi, professore, non è escluso che queste persone esistano e che sono magari le stesse che stanno tentando il giochino che spesso abbiamo visto al cinema? Ma vede, certo che c'è questa paranoia di follia e c'è qualcosa che io non esito a definire veramente luciferino. Si ricordi il re di Babele, la torre di Babele? Sì, quel re che mosse per intenzioni voleva scalare il cielo per essere come Dio, mettendo insieme tutti i popoli della terra. Quella tentazione luciferina, molochiana, satanica è dentro il capitalismo di questo mondo. È dentro questa politica, è dentro questa cultura, è dentro questa scienza. Perché quando, come dire, l'uomo nega Dio, non è che non crede più a nulla, crede a qualsiasi cosa. E quindi crede nell'onnipotenza satanica del denaro, nell'onnipotenza satanica dell'umano, vuole essere Dio. Cioè questi pazzi ritengono di voler essere Dio, quindi di poter decidere del destino dell'umanità, decidere se l'umanità deve aumentare di numero o deve diminuire, decidere di che cosa deve morire, decidere che cosa deve mangiare. È un delirio di onnipotenza di un'elite che la sta coltivando ormai da secoli, ripeto, almeno dal 700, dal 600, almeno nella sua parte finanziaria, e che adesso, come dire, vuole tirare la rete definitiva, perché sente che è giunto il suo momento. Però delle due l'una, coloro che vogliono essere come Dio o, come dire, hanno ragione e saranno Dio, oppure Dio c'è. Questa... Beh, insomma... abbastanza chiaro il concetto, no? Mi pare. Quindi questa elite di persone che ovviamente pensano di essere Dio vogliono impadronirsi di tutta l'umanità. E poi dopo vi leggo dal libro Schiavi di un sé fantasma, che consiglio a voi molto vivamente di andarvi a leggere, di David Icke. David Icke non ha bisogno di presentazioni, è un giornalista, è un autore, è un punto di riferimento della controinformazione, è impegnato da più di un quarto di secolo a svelare i segreti di una realtà, della realtà delle forze in sostanza che ci manipolano. Bene, allora dice così: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alla Coalizione Internazionale per gli Alimenti e le Bevande, International Food and Beverage Alliance, di cui fanno parte la Coca-Cola, la Pepsi e McDonald's, un consiglio su come superare l'esitazione sui vaccini da parte del pubblico. La loro risposta è stata di dimenticare i fatti e di dare importanza alle emozioni. La ragione porta alle conclusioni, mentre le emozioni conducono all'azione. Ciò che è importante è la forza del racconto, perché le persone si basano sui benefici, non sui fatti. Quindi abbiamo visto che in buona sostanza questo è un mondo in cui la classe dominante, per imporre il proprio volere, la propria volontà sui dominati, gioca la carta delle emozioni. E infatti tutta questa tecnologia, tutto questo, come dire, smart working, tutte queste novità tecnologiche, questa orgia di colori, di connessioni, di situazioni create virtualmente, creano un mondo parallelo, un mondo fantastico che fa sì che la nostra mente si distolga quindi da quella che è la realtà reale. Noi non diamo più ascolto ai nostri cinque sensi, noi non vediamo più con i nostri occhi, noi non ascoltiamo più con le nostre orecchie, ma tutto quello che arriva al nostro cervello e quindi alla nostra mente viene mediato dalla tecnologia, dalla intelligenza artificiale.
Ecco, l'intelligenza artificiale è sicuramente il mezzo con il quale le élite intendono padronirsi della natura, dell'uomo, per creare evidentemente un essere ibrido, portarlo quindi alla schiavitù attraverso, l'arma delle emozioni. Che possono essere positive o negative, possono essere le emozioni indotte da delle minacce, o come piuttosto possono essere indotte queste emozioni dalla promessa di un paradiso che può essere di ogni genere, cioè che è praticamente una promessa di soddisfazione dei nostri desideri più nascosti. Primo fra tutti il sesso. Questo è anche uno dei motivi per cui c'è un'esplosione generale della pornografia a tutti i livelli. Insomma, una trappola in definitiva, la tela del ragno. Quindi il mondo non è più basato sui fatti concreti, ma è basato sulle emozioni, sulle promesse. Tipico della politica, chiunque sia, politico di destra, di sinistra, che venga da Marte o dalla Luna o per il movimento della liberazione, dell'airone rosa, vai a saper te di che cosa, basa la propria campagna sempre sulle promesse, salvo poi non mantenerle e obbedire fedelmente al protocollo, una volta che si è insediato nello scranno, nell'ambito scranno. Quindi è un mondo basato su un sogno, in definitiva, su un sogno. Però all'elite quello che preme è che noi non ci risvegliamo, loro temono il nostro risveglio. E poiché il gioco forza e la gente sembrerebbe che in buona parte cominci anche a risvegliarsi, a farsi delle domande, a chiedersi il perché, a non vedere logica nelle imposizioni che ogni giorno ci vengono impartite dai poteri forti, queste elite hanno fretta e debbono accelerare assolutamente la realizzazione di questo nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale che non mi stancherò mai di ripetere, ma non sono solo io che lo dico, ovviamente, prevede, la decimazione della popolazione. Mi rendo perfettamente conto che quello che sto dicendo sembra appartenere a un film di fantascienza, ma se noi prestiamo attenzione a tutte le notizie che sinergicamente ci arrivano da più fonti, collegate ovviamente ai centri di potere, vediamo che tutto torna, che tutto torna. Ci stanno abituando a una normalità che non è, no, non è normale, che non è naturale, e naturalmente nessuno è in grado di questi signori di convincerci e di spiegarci il perché ci sia necessità di adottare certe misure draconiane che tolgono la libertà di movimento. La vita è movimento. Se non ci possiamo muovere, non possiamo interagire con l'ambiente che ci circonda, è come essere sepolti, è come essere morti. E quindi possiamo dire che della sicurezza ce ne frega ben poco, dal momento che non esiste libertà, dal momento che non esiste libertà, non esiste nemmeno la vita, perché la vita è movimento. La vita deve essere anche gioia, deve essere anche serenità, deve essere anche piacere del vivere. Io non lo so, a me personalmente, vivere come un'ameba, la nuda vita non mi interessa. La vita deve essere anche e soprattutto qualità. Bene, e con questo ragionamento io per oggi vi saluto. A tutti un abbraccio da Norbert.